Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in una location diversa, non perché io abbia cambiato casa, ma perché sono dai miei genitori. E già che sono qui, ho pensato di girare questo video per farvi vedere la collezione di scatole di latta di mia mamma. Ne ha tantissime, veramente particolari. Alcune davvero sono molto originali, che io non avevo mai visto da nessuna parte, quindi davvero ha delle cose molto molto carine, molto particolari, e quindi ho pensato di mostrarvele. Partirei con questa, che è una classica scatola che conteneva del cacao. Vedete, è carina perché ha tutte queste immagini con questo sfondo azzurro che comunque ricordano un po' i primi anni del 1900, la fine del 1800, perché se guardate le donne qua sedute al tavolo così, anche per come sono vestite, ricorda un po' quell'epoca. E questa è una scatola che conteneva del cacao. Poi, restando in tema scatola del cacao, vi faccio vedere anche questa. Questa anche è molto vintage perché vedete dalle immagini che ha, comunque ricorda i tempi passati, quindi è una scatola vintage ed è veramente veramente carina, quindi anche questa davvero bella. Eccola qua. Io credo che questa l'abbia presa in Francia, però non sono sicurissima perché vedo che dietro c'è scritto in francese, quindi forse l'ha presa lì, però comunque è veramente particolare. Poi ve ne faccio vedere una molto particolare. Questa qui è di latta, anche se sembra in legno, però in realtà è di latta e ha tutte le immagini della caccia alla volpe. Vedete? Queste immagini antiche della tipica caccia alla volpe. Ed è una scatola, questa qui, veramente carina, molto molto particolare. Questa è quella secondo me più bella, proprio una classica scatola da collezione. Poi vi faccio vedere queste due, che sono due scatole che contenevano caffè aromatizzato. Eccole qua. Però anche queste sono molto carine. C'era questo caffè aromatizzato con questa immagine sulla parte davanti, che comunque è molto carina. Quindi queste sono quelle scatole che contengono delle cose alimentari, ma secondo me sono comunque molto molto belle da conservare. E a proposito di scatole alimentari, ve ne faccio vedere un'altra, che è questa. Questa è molto carina, particolare, anche questa mi ricorda un po' gli anni 50, non so a voi, comunque credo che invece sia molto più recente, penso che l'abbiano comprata negli anni scorsi, però ha questo stile un po' retro, secondo me. E anche questa è carina, c'è la balena sul davanti, quindi insomma hanno fatto bene comunque i miei a conservarla. Un'altra è questa, che è rotonda. Questa conteneva dei biscotti con il cioccolato. Mi sembra quasi una di quelle scatole che si possono trovare da Tiger, però non sono sicura. Comunque anche questa è particolare con questa donna, insomma un po' così che sembra la classica regina, un po' cattivella, però è comunque una bella scatola e molto carina. Poi ci sono una serie di scatole francesi. Una è questa, la raffigurazione davanti è lo Château d'If. Lo Château d'If è un posto bellissimo, è praticamente un isolotto di fronte a Marsiglia. Se non ci siete mai andati, andateci perché è veramente bellissimo. E questa sicuramente l'ha presa lì in Provenza perché ci vanno molto spesso. È una scatola di latta, credo che contenesse dei biscotti o qualcosa del genere. Comunque anche questa è carina perché sembra un po' una cartolina comunque con lo Château d'If davanti. Poi c'è questa che è bellissima, che ha questa donna che praticamente è seduta sopra una pecora. C'è la casetta dietro di campagna, insomma anche questa secondo me è veramente una scatola carina e anche questa qui, come l'altra, conteneva dei biscotti. Altra scatola francese, questa qui, che è la Costa di Hyères, che è un paesino vicino a Marsiglia, bellissimo. Quindi qui praticamente è un'altra cartolina, perché queste scatole non si possono buttare via, contengono dei biscotti in origine. Ma come si fa a buttare via una scatola del genere? Sembra di avere in casa una cartolina, quindi è veramente bellissima anche questa. Sempre dedicata alla Francia c'è questa. Questa è dedicata in particolare a Saint-Tropez, eccola qua. Io sono stata tantissime volte a Saint-Tropez, così come anche i miei genitori, e vi assicuro che è veramente un posto bellissimo. Se non ci siete mai andati, sicuramente merita una visita. E qui c'è un'altra cartolina che appunto raffigura Saint-Tropez. Altra scatola francese è questa.
è dedicata a Mont Saint-Michel. Vedete qua c'è praticamente una cartolina di Mont Saint-Michel. Questo è un posto bellissimo. Se non l'avete mai visto, andate a Mont Saint-Michel perché è il posto più particolare che io abbia visto. Praticamente quando c'è l'alta marea diventa un'isola e rimane a sé stante, invece quando l'alta marea si abbassa, si collega di nuovo alla terraferma. Ma la particolarità è che quando siete lì voi potete vedere proprio l'alta marea che sale o che scende, quindi è uno spettacolo davvero unico nel suo genere. E comunque questa è un'altra scatola che conteneva biscotti e questa volta è stata presa a Mont Saint-Michel. Cambiamo paese perché questa invece è una scatola giapponese. Eccola qua, questa è proprio la tipica scatola giapponese. Credo che contenesse del tè, comunque anche questa è veramente molto carina con queste figure tipiche. È sicuramente una scatola da collezione. Questa scatola dorata invece conteneva caffè. Questa è più classica perché è la classica scatola che conteneva delle bustine di tè, però ve la voglio mostrare lo stesso perché secondo me è molto bella, un bel coperchio, comunque ha una bella immagine, una bella fotografia sopra, quindi insomma mi sembrava che stesse bene nella collezione. Adesso vi faccio vedere una scatola bellissima e particolarissima che è questa. È cilindrica, è tutta di latta e come vedete sopra c'è un faro, poi c'è un altro faro sempre da questa parte, quindi è dedicata ai fari e anche sul coperchio abbiamo il gabbiano, quindi questa è veramente bellissima. Credo che qui vogliano riprendere un po' le ambientazioni della Bretagna, che è molto famosa per i suoi fari. Comunque questa mi piace tantissimo perché è così cilindrica con questi fari, insomma una scatola davvero particolare. Altra scatola a tema mare, quindi fari, spiagge, eccetera, è questa. Questa è un'altra scatola veramente molto bella. Questa è più grossa delle altre, però secondo me è davvero bellissima. Altra scatola veramente particolare che io non avevo mai visto da nessuna parte è questa. Questo è il classico pulmino dei figli dei fiori. Conteneva dei biscotti ed è veramente una scatola particolarissima, è veramente bellissima. Vedete che ha tutti i disegni tipici dei figli dei fiori. Qua c'è l'etichetta perché conteneva biscotti, come vi dicevo. Questa secondo me è proprio bella. Anche sul coperchio vedete che c'è la chitarra, c'è il classico disco, quello in LP. Insomma, è particolare, molto, molto retro. Questa secondo me è la più bella che ha. Altra scatola francese è questa che è dedicata questa volta alla Bretagna. Questo è un paesino della Bretagna. Bellissima anche questa immagine così sull'azzurro, quindi è proprio bella. Poi c'è un'altra scatola francese che è questa, eccola qua. Questa è una scatola dedicata a Quimper, che è il paese. Eccolo qui, ve lo faccio vedere da vicino. È una bellissima scatola anche questa perché sembra un po' una cartolina d'epoca e mi piace tantissimo. Altra scatola dedicata a un luogo particolare è questa. Questa volta andiamo a Carcassonne, eccolo qua, che è un posto veramente fantastico dove io spero di andare a breve. Questa è una scatola che sembra un po' una cartolina antichizzata ed è bellissima. Scatola un po' più classica, non so questa dove l'abbia presa. Con i biscotti classici, forse questa era di Natale, adesso non mi ricordo, però comunque anche questa è una scatola carina da tenere. Scatola di Amsterdam, eccola qui. Questa è rotonda, molto carina, c'è appunto tutta la cartina di Amsterdam sopra con i luoghi principali, anche questa secondo me è bellissima. Scatola giapponese che contiene del tè, eccola qua, anche questa secondo me è molto carina, molto particolare. Scatola natalizia, eccola, con le figure tipiche di Natale, le classiche cartoline. Anche questa è una scatola di Natale, queste sono un po' più classiche, quindi magari non mi ci soffermo troppo perché sono le classiche scatole di Natale. Questa è un'altra scatola bellissima con tutti questi francobolli, comunque diciamo che ricordano i francobolli, sempre tutti dedicati al Natale. Questa mia mamma l'avevo regalata io e l'ho presa a un mercatino dell'usato, quindi ho voluto prendergliela perché secondo me questa è proprio bella. Un'altra scatola particolare è questa.
che ha delle immagini di un'antica farmacia, col farmacista che dà appunto il medicinale a questa bambina, ed è proprio secondo me l'immagine tipica del farmacista di una volta, quindi è molto particolare. È una scatola che ha anche una forma così un po' particolare, quindi è molto molto bella. Questa, che è una scatola classica rotonda, cilindrica, io non ho idea di che cosa contenesse, però è veramente molto bella perché ha questo paesaggio disegnato sopra, quindi anche questa ha la sua particolarità. Questa, che ha tutte queste immagini tipiche della cucina, quindi la brocca, il mattarello, vedete il macinino, quindi anche questa è veramente carina. E poi mi sono tenuta per ultima una scatola davvero particolare, eccola qua, questa. Questa sembra un po' uno scrigno segreto. Questa io non ho idea di dove l'abbia presa questa mia mamma, però è veramente bella. Vedete che ha proprio la classica forma dello scrigno. Sapete quelle cose che si vedono nei film dove dentro c'è custodito il tesoro? In realtà è vuota, non c'è nessun tesoro dentro, peccato, però è comunque una bella scatola. E l'ho tenuta per ultima perché secondo me questa è forse la più particolare, se andiamo a vedere, insomma, anche per un po' per come è fatta, per lo stile che ha. Ecco ragazzi, queste erano tutte le scatole di latta di mia mamma. Ha una collezione, come vedete, molto molto ricca, direi infinita. Adesso io dovrò rimetterle tutte a posto, quindi mi viene male solo a pensarci, ma dovrò farlo. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piacciono le scatole di latta, se ne tenete qualcuna, se ne avete qualcuna di particolare. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme!